Pasquale. Pasquale Cesarano, detenuto presso il carcere di Bollate, che insomma passo... Tesi imprevisti da noi furono spostati. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono... Benvenuto a conoscenza di questo progetto. L'istituto di cui ne faccio parte. I piedi fuori fare dall'istituto qualcosa... per lavorare, sì. E sto contento, sia mia moglie che i miei figli. In questo progetto abbiamo preso parte. Nel momento in cui... Tanti anni rinchiusi in istituto. Martino, ci saranno altri progetti che l'AMSA affronterà simili Ma a questo? Il progetto è continuativo e quindi... Il contratto hanno i detenuti? Ma in base a un accordo quadro che abbiamo fatto col comune e con l'amministrazione penitenziaria. Il vero e proprio lavoro? Sì, sì, un lavoro a tutti gli effetti. Nella prima fase del progetto venivano, c'era un pool di dipartimento. Noi ringraziamo i nostri ospiti, grazie, grazie a dottor Martino, grazie a Pasquale. Grazie a voi di avermi ospitato. Per averci raccontato questa storia, so che Pasquale era molto emozionato, ma se l'è cavata bene. Michele, a te. So, Michele, che la musica non è quella giusta per dirti che era molto bello lo spazio di artigianato. Carino. Che hai fatto prima del TG1. Grazie, sì, padre e figlia, molto simpatici, li avevamo incontrati qualche giorno fa, abbiamo registrato questo servizio e adesso siamo di nuovo in diretta. Adesso siamo in diretta, è il momento di dedicarci agli enigmi e misteri di Cinzia Tani, cioè, no, quelli che ci inquietano e la notte ci tengono a volte svegli, come sì. Ogni lunedì facciamo insieme alla nostra amica, bellissima come sempre, ben arrivata. Grazie. Allora, Cinzia, la settimana scorsa ci hai salutato con un messaggio. Necropoli romana, lì sotto il laghetto c'è l'impianto per la regolazione. Gli amici di Torino che ci seguono. Grazie. Adesso un minuto con un libro, il nostro Arnaldo Colasanti. Positivo. Sì, positivissimo. Grazie. Sol. No, stavamo commentando la voce. E tu hai forse per questo scelto uno pseudonimo, Agarado. Cosa significa? È il nome di un personaggio di Almodovar, che è il mio regista preferito. Poi c'è Pippo Baudo, ma poi c'è tutto il fiore della Cera Guardini, Frito. Senti, Caterina, tu sei anche autrice dei tuoi pezzi, vero? Sì, sì, io scrivo. Insieme, è vero che esiste un forte legame, professore, tra obesità e povertà? Direi di titolo mi piace molto perché è provocatorio. Brese. Ah, si tratta, è nata da un'idea della presidente Bresso e dell'assessore regionale Ricca. Cioè, quando hanno visto questo mio articolo, hanno sentito anche da noi a Uno Mattina, quello di Confesercenti, Ascom, la Coldiretti, la CIA, grazie, la professore. Compa Agricoltura. No, e quindi questo discorso ci permette di dire: noi per un anno arriveremo in questi negozi dove avremo dei tazzebau, dei totem che spiegheranno, in base alle mie indicazioni nutritive, anche le ricette di Fabio Campoli. Grazie, professor Calabrese. Michele. Sì, è molto interessante, ripetiamo, la dieta sociale a... Lier Bruni, buongiorno. Buongiorno. Anche... Ben arrivato, ben ci trovato, carissimo Eleonora, cavaliere. Bacio piacere. La mano proprio come un cavaliere, vede, com'è, Campoli. Com'è. Può? Si può, si può, si può. Devo dire che ci sono tutte le premesse fatte, tante, tante, tante. Tante deve come... essere a mangiare completo. Qui, a parer mio, queste cose è sicuramente... Bene, e se ce lo dice Campoli... Vuol dire che lo sa. Avvicinatevi, venite insieme a noi per concludere. Prego. Una grazie. Signora prima ha detto collegamento con noi da Milano. Io penso che un momento grave con la sostenibilità del sistema. Ci preoccupa che questa crisi non possa portare il 7% di tutta la spesa. La plata è quella che negli ultimi 7 anni ha permesso di non aumentare le risorse e di avere la... Le malattie della ricerca sulle malattie rare. Beh, noi pensiamo che le malattie rare siano una delle... Siamo non d'accordo di più, in questo c'è un progetto del ministro Gelmini che più verifiche internazionali su quello che viene fatto, meno burocrazia e più praticità nel vedere chi utilizza bene le risorse, a maggior ragione. È diventato un intrigo internazionale, noi chiediamo l'estradizione e le autorità brasiliane la negano, così come per anni l'aveva negata la Francia, perché lo considerano un perseguitato politico. Stiamo parlando di Cesare Battisti, il terrorista italiano in fuga da 28 anni e condannato in contumacia a 2 ergastoli. Attualmente Cesare Battisti è ancora rinchiuso nelle carceri brasiliane, ma per un motivo specifico, perché era entrato e viveva in Brasile con documenti falsi. Come avevamo detto prima, è cominciato l'esame della vicenda da parte del Tribunale Supremo Federale del Brasile, ma la decisione non sarà presa oggi o nei prossimi giorni, si pensa che addirittura si arriverà ai primi giorni di marzo. Benvenuto Roberto Arditti. Buongiorno. Non del tutto naturalmente. Lentamente ne siamo usciti. Bene, ritorniamo in studio, in collegamento. Secondo me non...
Direttore Arditti, l'onorevole Bonnever avanza sospetti su Battisti. Battisti può contare, secondo lei, su aiuti misteriosi di qualcuno? E chi avrebbe interesse, se così fosse, a proteggerlo? Ma è a storia, però a un certo punto si diceva Battisti... Ma senz'altro ci sono... Ulteriormente, naturalmente, penso che anche Arditti avrebbe da dire la sua, però il tempo ce lo impedisce. Ringraziamo molto il corrispondente di Libération, Eric Joseph. E ricordiamo anche questo libro di Roberto Arditti, Obiettivi quasi sbagliati, che parla della storia di vittime degli anni di piombo raccontate dalle loro famiglie. Grazie. Sì, è una delle compagnie teatrali più originali del mondo, sono svizzere, incantano veramente sorprendenti. Sono a Roma, invitati dall'Accademia Filarmonica Romana per riproporre brani di 33 anni di successo in tutto il mondo. Sono i Mummenschanz.